Prova, prova, sa. Ok, dovrebbe funzionare tutto. Buonasera, buongiorno Comodori. Era un po' che ero assente da Twitch, ho anche saltato un po' di sessioni, però vedo di rimettermi in pari. Partito tutto? Sembra di sì. Vabbè, andiamo a controllare. E che dire? Adesso sono alla rincorsa della Magellano perché avevo perso gli ultimi due checkpoint, quindi le cose non andavano. Sono rimasto veramente indietro. Vediamo se funziona tutto. Prova, prova. Scriviamo ciao in chat. Non ho detto a nessuno che sono venuto live, quindi chiunque arriva, non so da dove vedete l'annuncio, ma vi ringrazio. E quando ci siete battete un colpo in chat. Io nel frattempo controllo se funziona tutto. Andandomi a vedere da un Siamo stasera alle 9, 9 e browser mezza per il. anonimo. Sì, mi dice che sono live, assorditi su Twitch. E mi parte anche la pubblicità. Mi autoguardo le pubblicità, che bello. No, non le compro i prodotti della mela, nemmeno se me li regalate, Maremma Cignala. Non le voglio le Sì, funziona, mi sento, ho sentito mela. Quindi, anche se in questo momento sono solo come un cane in chat, e sul gioco io mi vado live e entro nel gioco. Ok, ci troviamo di fronte a un bellissimo Waterworld. Allora, vediamo di aprire Eddy Scout. E Eddy Market Connector, tutte e due fondamentali. Soprattutto Eddy Scout per l'esplorazione. Non riesco più a vivere senza. Trentacinque Boris. Eccoci qua, sono entrato in Super Cruise per vedere se avevo già mappato questo pianeta, cosa che ho fatto perché ora lo vedo bello blu. E direi che ho mappato tutti gli altri. Qua, come vedete sull'FSS scanner, come sempre, i pianeti fruttiferi, quelli che ci portano più soldi, sono all'incirca in quest'ambito di frequente qua, dai Earth-like worlds fino agli Water worlds, compresi anche gli Ammonia worlds. Quindi questo A7 ci ha portato un bel po' di pecuni e l'ho già scansionato. Allora saltiamo al prossimo sistema. Per farlo, visto che non ho ricaricato il gioco, sono entrato in Galaxy Map dove ho già plottato la route verso la Magellano, spostandosi la Magellano per trovarla, visto che ci ho lasciato una nave dentro. Io vado sulla mia flotta, che è questa qua di navi, vado a cercare una nave che so che si trova all'interno della Magellano, in questo caso Minarella, per esempio, e da lì, vedete, mi dice che è qua, io tengo premuto e mi fa plot route, cosa che ho già fatto, e adesso so che in 8 salti dovrei arrivare lì. Grazie a Eddy Scout come software, trovate nel mio canale YouTube tutti i vari tutorial anche su come scaricare Eddy Scout. Mi dice che ci sono in questi 8 salti neanche una supernova, però 7 sistemi sono completamente inesplorati. Adesso now entry Itzanami, vuol dire che sto cambiando settore. Ricordarmi quando la candela sta finendo,
ho già pronta la successiva. È diventato molto ecumenico in questo periodo e speriamo di ricordarmelo. Vediamo questo bel sistemino cosa ci offre di interessante. Un bodice, quindi direi una scippa di nulla. E allora facciamoci il fuel scoop, mettiamo al centro del mirino la prossima sistema e ci zompiamo. Ora ho abbassato un po' l'audio, spero non troppo, che non mi dà più feedback. Devo parlare più vicino al microfono perché si senta bene. E vediamo se c'è. Posso parlare anche da lontano se parlo un po' più alto. Qualcosa di interessante nel prossimo sistema. E poi finalmente sono in zona Magellano. Allora, D-Scanner, come sempre vedete lì a sinistra, charging. 17 bodies, dai, qualcosina c'è. E già mi sta dando varie scoperte del codex. Perché? Perché ho cambiato settore. Che vuol dire che ogni volta che qualcuno cambia settore sulla Galaxy Map, si resetta tutto il codex. Quindi lo stesso tipo di stella lo dovete scoprire in tutti i vari settori della galassia. Vi faccio vedere in dettaglio. Questa è la Galaxy Map. Vedete, se zoom in drio, io adesso sarò proprio al bordo fra due settori. Eccoli qua. Andiamo, guarda, metto una prospettiva dall'alto. Vedete, questi sono i settori. Questo è uno, questo è un altro. Quello della bolla è qua sotto. Inner Spur, mi sembra si chiami, ora non mi ricordo i nomi dei vari settori. Però vedete, quello vuol dire che ogni volta che voi passate da un settore a un altro, tutto il codex si riazzera e voi dovete ripartire da zero sul scansionare con le varie forme, quindi composition scanner anche, però soprattutto discovery scanner. Faccio vedere in questo caso sui fire groups. Sono il discovery scanner, data link scanner, composition scanner. Queste tre cose vi aiutano a scoprire nuove informazioni sia sui corpi celesti che sui biological o i geological che incontrate nell'universo. Data invece sulle cose umane. Quando voi trovate qualcosa da scansionare col data link scanner, ottenete nuove informazioni, quindi quello non credo vada nel coder, mentre composition scanner sarebbe lo scanner della composizione di cosa avete davanti. E Discovery Scanner, quello che ho appena usato io, è quello che vi fa l'honking cosiddetto. Quindi una volta fatto appunto col Discovery Scanner l'honking, col D-Scanner, tenendo premuto, potete entrare nel FS Scanner, Frequency Scanner, lo scanner di frequenza. E qua vedo che ci sono, vedete, queste frequenze, qua c'è qualche corpo. In questo caso sono 17 i corpi, due me li ho già trovati perché sono vicini alla stella. Andiamo a trovare gli altri, conviene partire dalle frequenze più alte. Quindi partiamo da quassù, entriamo in dettaglio, dai, non c'è nulla di frequenza alta, scendiamo un pochino con le frequenze. E qua sarà, quasi tutti andranno nel codex perché è tutta roba nuova, essendo nel sotterraneo nuovo. Anche questo, codex. Rilassante sto rumorino.
Ok, 17 su 17 scansionati, vedo che non c'è niente di interessante. Vediamo se qua ci fosse qualche anomalia, qualcosa. Non c'è un cavolo, e quindi zompiamo al prossimo. Lo vedo sempre da Eddie Scout. Bolis, facciamoci il fuel scooping. E allontaniamoci, altrimenti se faccio l'FS scanner troppo vicino al sole, poi mi trovo il sole che mi blocca le varie cose di frequenza dove dovrei andare. Anche qui niente di valore apparentemente, a meno che non ci sia un terraformabile. In quei casi i pianeti, anche che di solito non valgono pecunie, valgono un bel po' di più. System complete, non c'è una cippa di nulla nemmeno qua. Cioè, magari c'è qualche biologica interessante, nemmeno, sì, potrebbe esserci qua. Nessun biological qui, un biological, e dai, andiamo a farci un biologichino almeno. Faccio un diversivo, quindi l'ho messo nel pianeta 2. Avviciniamoci, anche perché scansionarlo vale poco, 5.000 crediti. Però biologica almeno si sale in exobiologist. Proviamo a scrivere qua. Crew, no. Direct, no. System, no. E la squadrone. Salve Commodori. Se volete sono live su Twitch. Vediamo se qualcuno mi chiama, non credo, perché la chat del gioco funziona malissimo. Non funziona mai una cippa di nulla. Però in squadrone siamo un po' di gente, anzi vediamo se è entrato qualcuno nuovo. Squadrons, application, no, se n'è andata una persona e si rimane 102, 101, 99, 102, 101. Chi se n'è andato? Addio. Ciao mamma, sono in live. Fabietto 01, grande Fabietto. Spamma a due mani. Vediamo di entrare nell'orbita di questo pianeta, ma prima di entrare nell'orbita va scansionato con l'altro tipo di scanner, che appunto è il, come si chiama, tutte le volte mi scordo il nome, Detail Surface Scanner, sarebbe DSS, che è questo qua, quello con i probes. Questo va montato, mentre il Composition Scanner, il Discovery Scanner e il Data Link Scanner sono su tutte le navi di default. Questo invece è un modulo che va comprato e conviene ingegnerizzarlo se volete, come me, dei probes.
belli ampli che vi danno sempre l'efficiency target bonus. Nel frattempo la zona morta del mio joystick sta andando in ciampanelle. Ah, proprio così di brutto? Guarda che brutto che si muove verso destra. Non lo faceva così. Eh sì. Vabbè. E cosa ci diceva? Bacterium, stranamente. Ci sono solo dei batteri come biological che sono le pozze. Oh, Sparv. Buongiorno. E cazzo, la camera freeze. Grazie che me l'hai detto. Vediamo se riesco. I volumi vanno bene. Approfitto di te. Disattiva. Attiva. Quindi la camera non dovrebbe essere più freeze adesso. Che non ho guardato che espressione avevo, perché magari conveniva lasciarla in freeze qua. Qualcosa del genere. Grazie mille, perfetto. Sono qui sempre alla rincorsa della Magellano a fare i biological. Ero molto interessato all'espressione. No, oggi per fortuna sto bene, mi è passato il febbrone che avevo ieri. Te come va? Com'è la situazione laggiù in Catanese? Minchia, queste cose succedevano negli Stati Uniti, adesso che è arrivata anche in Italia, che palle, speriamo bene. C'è poco da fare se non barricarsi in casa, chiudere le finestre e sperare bene che non sia troppo potente e che non passi da zone. Eh già, c'è anche quel rischio lì che saltino tutte le linee. E oggi come oggi, se salta internet, uno rimane completamente isolato. Che anche i telefoni sono in pochi quelli che hanno ancora i telefoni attaccati alla linea telefonica. E buongiorno anche a Dark GLT. Qualcuno allora la legge e la chat in game. Funziona, magari hanno sistemato anche i vecchi bug. No, vabbè, ma se salta internet non penso te la lasciano via per 3 giorni. E se no wifi a merda dal telefonino, però giocare a Elite con la connessione del telefono credo sia impraticabile. Nel frattempo vediamo se vado a schiantarmi per terra con l'anaconda. Quant'è la gravità qui? 0,51, dai! Non da schiantare. Dove sono i biological? Con sto faro in faccia vedo anche peggio. Dovrebbero essere. Non so se sono queste macchioline bianche. Anche a Kenshiro Kazumi, buongiorno. Ma sì, dai, questo qui davanti sembrerebbe un biological, ma forse no. L'anaconda non è proprio la nave più comoda per queste cose, no, infatti è una pietruzza. Mi dite che ho trovato un pianeta con i biological dello stesso colore della superficie del pianeta, perché sarebbe abbastanza tedioso. Rocce, rocce, rocce.
Niente. È successo? Grazie per il follower 913AD1. Ciao Stuz, buongiorno. Grande stacanovista. Io sono in cerca di Biological, ma qui non li vedo. Eccoli, forse su questi. Dai, sì, sono questi per forza. Ebbene no. Che palle. Ecco, schiantiamoci con l'anaconda, come sempre. Com'è il tuo nick? Salve, 913AD1? O come si legge? 913AD1. In che lingua italiano, suppongo. Però und, das ist Deutsch. Undead, grazie Sparv. Tu sei giovine, sai leggere. Io faccio fatica, sono vecchio dentro e fuori. Allora, Undead, benvenuto. Scusa per il misunderstanding. Cacchio sono i biological in queste pozze di batteri blu. Cavolo, hanno mangiato per tempo 61% la shield della mia anaconda. Direi di cambiare settore. Fai l'ultimo tentativo. O su questa macchia qua. E non è neanche questa. E allora ritorno in superficie e cerco un altro spot. Tanto era quasi tutto blu. Dai, 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 ok, ce l'ho fatta. Però il 3 con la E c'ero, il 9 mi manca. Anche l'1 finale, il 9-1, che cacchio c'entra? Che lettere sono il 9 e l'1? Da zero, Sparv, buona fortuna. Se trovi, l'hai visto. Il tutorial è quello di salvare la gente nelle stazioni che bruciano. Lì ranchi super veloce, altrimenti è una menata. La candela sta finendo. Io quasi quasi vado di candela nuova. Vai, vado di candela nuova in diretta. Ok, non avercela fatta. Ah, ok. Grazie 9-1. Undead. E mo vediamo. No, vabbè, usciamo dall'orbital cruise. Ok, sono fuori. E ora vediamo un posto dove i biological siano più facilmente individuabili rispetto a dove ero. Mi butto qua dove è più scuro. Per cambiare la vista, il trucchetto è passare da Analysis Mode a Combat Mode. Comunque sono arrivato alla mezza conclusione che nelle macchioline azzurre più piccole è più facile trovare i biological segnati poiché sono addensati in un'area minore e quindi più rapida da controllare rispetto a quelle vaste e dispersive. Sono d'accordo. Il problema è che questo pianeta è tutto blu. Quindi macchioline isolate. Te dici quelle tipo in alto lì a destra?
Le macchioline a pixel. Ok. Cioè non fa parte della catena montuosa, quella macchiolina a pixel lì, dove sto puntando io ora davanti. Ah, ce n'è due chiaramente visibili accanto al cratere. Ci provo. Vediamo se in queste macchioline blu a pixel c'è davvero un po' di biological più facilmente individuabile. Eh no, però vedi, sono le catene montuose le macchioline a pixel, che con l'anaconda non è proprio il top. Però vediamo, mi avvicino un po'. Appena iniziato il glide, fa il boom. In che senso? Ah, no, no. Fa, lo deve fare. Eh sì, è tutto blu a merda in questo pianeta qua, non è che ci aiuti molto. O vado sull'altro lato del pianeta, in the dark side of the moon. No, cioè è probabile che mi schianti in diretta, però di solito, ecco, vedi, sto strusciando le fiancate dell'anaconda già al 76%, grazie a Dio, gli scudi! Allora, secondo me quella roba lì, dai, sono biro. Oddio, queste macchie nere? No, sono ombra. Queste bianche devono essere sti cacchio di biological. O oh, se no sono un po' al prossimo pianeta perché mi sono rotto i zebedei, eh. I fanghi di bellezza della Collistar mi mancano. Io so i fanghi di Abano Terme, poi c'è Monte Catini Terme. Comunque mi stava facendo vedere Fabietto che hanno messo gli escape pod direttamente nelle stazioni con l'update di oggi. Ha provato a entrarci dentro e è zompato fuori. Ovviamente hanno un error crash per 4 volte, poi ha capito che non funzionano ancora. Però un po' di roba l'hanno aggiunta con questi update. Dovremo vedere per bene che cosa. Oh, niente, io mi sono rotto. Mi sa che questo pianeta. Eppure questo sembra tantissimo. Niente, questo pianeta non vogliamo, anche perché forse sono questi qua. Sì, cacchio, ti rendi conto dello stesso colore praticamente. E vabbè, dai, l'ho trovato, allora proviamo a atterrare. A 26-27. Atterra, Anaconda, non ti sfondare. Livello di prestazione non lo so. Control F, vediamo appena scendo gli Hertz come stanno. Con quelli eviteremo di farci mangiare dai Targoids, direttamente passeremo alla somministrazione dei nostri corpi in pillole. Con quelli cosa? I fanghi della Collistar? Ah, ok. No, noi i Targoidi li ammazziamo tutti. Cioè, voi per ora li state ammazzando, ma presto arriverò a darvi una mano. Allora, era 26, ho detto. Facciamo riferimento alla bussola. Mi sa che era un po' più indietro. Dai, tirami fuori sta torretta. Oh. Mi sa che ci ha parcheggiato proprio sopra. Eccolo, 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 eccolo. Sarà illuminato. Sarà, eccolo, cioè, non lo vedo perché per me è completamente. Però, Codex, vai. Vorrà riuscire a capire dov'era.
Di essere sepolti. Sì, c'è modo di cercare una stazione a fuoco. Praticamente dalla Galaxy Map, che qui non ho il tasto, quindi ci devo andare a mano, c'è nella leggenda, display option, show repairing star points and show damage star points. Quelli che c'hanno, io credo questo qui, rosso, vuol dire che è danneggiata e quindi qua devi salvare. Nel video che ho fatto anche c'è, però sono queste, sono strasicuro. Te cerca qui, anzi te lo posso vedere anch'io, anche se sono un attimino lontanuccio dalla bolla. Se c'è qualche stazione in fiamme, eccola qua. No, quelle sono del sistema dei piloti. Cazzo, non ne vedo. Mi sa che non ce n'è ora come ora. In caso filtra tutto, lascia solo quello e vedi un pochino. Madonna, sono proprio invisibili ste cacchio di biological qui. Cioè, ci sono passato sopra adesso. Fammi sapere perché le mettono e le tolgono. A prestazioni, a vedere dal 38 di frame rate, direi che non le hanno proprio migliorate di molto. First step confirmed. Bello, guarda, i biological la sgommata sopra del pneumatico, proprio viva la scienza. Ci passi sopra 2 o 3 volte, poi pigli il campione, funziona da Dio. Biological col pneumatico, Ecis Magenda Plus. Bird. 32 frame per second. Schifo. E allora qui vediamo se si riesce. Eccolo, questo qui davanti. È un casino. Se non altro i batteri non bisogna andare troppo lontani, basta trovarne uno e dovrebbe funzionare, però il problema è trovarne uno, visto che sono praticamente dello stesso colore del terreno. No, ok. Sono rotto le palle. Torniamo dall'anaconda a provare da lassù. Non ne vedo. Palo, sfondiamo anche l'SRV. Allora, visto che mi si è acceso un attimo, proviamo andando a piedi. Per un attimo l'ho visto. Proviamo col cavolo di strumento 5, tasto destro. Ok, qua vedete quando vi arriva lo warning sulle temperature, lo scudo mi si sta abbassando. Cioè, lo scudo in realtà è off in questo momento. Per accenderlo sarebbe questo qui, shield. L'energia sta scendendo e quando arriva a zero quella siamo morti. Quindi c'è sempre da starci attenti in pianeti che hanno questo tipo di temperature. Si vede anche dal logo piccolino del termometro che c'era lì in basso a sinistra.
Andiamo a cercare altri due biological. Mamma mia, sono proprio invisibili. Queste macchiettine un po' più grigie. Proviamo a volare così col muso verso il basso. Ora sono a 400 metri. Il fatto è che il muso dell'anaconda. Ciao Leo Felis. Leo. Lollo. Sei tu, vero? Eccolo. Ah, bello. Ho perso metà degli scudi praticamente. Cacchio. Voglio il mio courier. Andava un po' più piccola. Sì, ma anche di più. Oggi è mercoledì, giusto? Lollo, esci ai 30 nick diversi, fa fatti a ricordarmi tutte le volte, però stavolta lo sapevo. E sono rifrizzato, però dai, sono frizzato bene stavolta, vedo lì con la bocca aperta perché si frizza la cam. E bisogna fare proprietà, disattiva, attiva, attivato. Adesso la cam funziona di nuovo. Devi fare stamp e poi CTRL V. Dove sono i biological? Ah, no, devo fare una cosa per vedere un po' buio, perfetto, vi lascio con la candela. Molto romantico, questa figura in penombra. Perché almeno vedo il gioco, perché altrimenti sono sto cacchio di faro puntato in faccia e non riesco a vedere assolutamente nulla. Emo, grazie dei cosi viola. Pomodoro 5002. Buongiorno. Sono veramente ferrato su Twitch io. I cosi viola. No, via, volo più in alto a cercare se c'è una parte del pianeta che abbia un colore leggermente differente da questo verdolino identico ai Biological, se no non li troverò mai. L'entusiasmante momento dell'esplorazione spaziale. Ciao Nemo, buongiorno. Allora, ci ho fatto anche un video sopra perché non mi avviava proprio. Da quello che ho visto, per ora poca roba. Però, Fabietto si è accorto che ci sono gli escape pod sulle navi, quelle dove c'è ora la community goal. E poi dovrebbero aver sistemato un po' di cose. Io per ora, giocando così in esplorazione sull'Anaconda, non vedo differenze, ma proprio zero. Però sono stati 4 giga e mezzo di roba. Atterriamo sul bianco. Ok, sul bianco le devo vedere ste cacchio di biological.
4 giga e mezzo, lollo. Patch leggere, leggere. Silvecchio, attenzione, l'automod che appena arriva Silvecchio, sì. Dai, ma nemmeno Dildo ti fa dire. Consentire. Ho consentito il messaggio per Silvecchio. Buongiorno Silvecchio. Te entri e subito ti fai bannare dall'automod. No, se ti è partito dovrebbe andare tutto bene, Nemo. Voi avete notato qualche differenza, qualche implemento, qualche, a parte i dildi di Silvecchio, sulla nuova patch? Chi è che l'ha provata? Sparv? Non ci credo. Un altro, no, tutte le volte scrivete dildi, devo fare l'ok. Consentire. Sentiamo anche Lollo. Smettete di usare la parola dildo dildi perché me la blocca il mod e mi tocca farlo manualmente. Metteteci un 1 al posto della I. I dildi viola, ho capito, ci sono arrivato ora. La carica dei 101. Eccolo, dai, questo è un biological. Dalla forma è un biological che ha cambiato colore perché anche qui è lui. È lui, è lui. Schiantiamoci a terra. Bene, perfetto, 83%. 330 si trova sulla bussola. Io ho la candela, parlando di dildi, non so perché mi è venuta in mente la candela, perché qui siamo a livelli per versione 2.0. La cera per Sirvecchio. Allora, andiamo a trovare Biologica, smettiamo di fare i cattivi ragazzi, per favore, siamo su Twitch. Non ho una vasca da bagno, non posso far vedere il capezzolo. Quindi dov'era? Dov'era? Era circa 330 rispetto alla mia nave. Bussola! Eccola qui la bussola. 330 è di V. Sbattuto la testa sull'anaconda. È qui davanti. I know, non mi scassare. Tanto piglio il campioncino e torno sulla nave. E poi mi manca l'ultimo. Bianco su bianco, anche qui facciamoci proprio lo screenshot. Ho preso il secondo Bacterium Mecis Magenta. E adesso andiamo per il terzo ed ultimo e poi di nuovo verso la Magellano. A vedere se si può scendere sulla carriera a piedi. Qualcuno di voi ci ha provato, ci provi. Alfetto! Sto arrivando sulla Magellano, ho appena nominato la Magellano e parso Alfetto, vengo tutto a vendere da te, tutti i codex, tutti i pianeti e ci rimetterò il 25%, Maremma. Incatramà. Andiamo a cercare l'ultimo biological. Ora il pistolotto all'ologramma a destra. Aspetta, ora lo ritiro fuori appena scendo. Continuiamo con le ambiguità strutturali linguistiche. Tiro fuori il pistolotto appena sono all'esterno. E prima però vedo di schiantarmi. Dai, l'ultimo biological, dov'è? Dov'è? Dove sei? Non lo vedo. Forse lui? No. Bravo, fai la live in doccia. Portati il telefono e pensaci quando ti lavi nelle parti dove. Vabbè, dai, grazie
Grazie per l'informazione, affetto, per rimanere in der live. Aia. Dai, l'ultimo. Cavolo, eh. Come spengo tutto l'interno, cioè così, Ctrl-Alt-G, di grosseto. E se vuoi abbassare anche le altre luci con il metodo classico qua, su. Ship. L'hanno tolto qua, interface brightness, quindi brightness la metti al minimo, poi Ctrl-Alt-G e così rimane. No, a parte il brightness è su queste luci qua, quindi. No, ma sì, anche se tieni, togli la spina direttamente. No, gli FPS li volevo vedere, Alfetto, perché con la patch appunto mi chiedevano ed ero curioso anch'io se avessero portato miglioramenti o meno, invece sembra proprio di no. Ok, rimettiamo tutto luminoso. I quattro posti dell'anaconda? Ascoltami, e ce n'è tre di posti sull'anaconda. Ora e tu mi fai venire il dubbio. 1, 2, 3. Sono tre. Il quarto dove, cioè, me la devi spiegare, però preferisco di no perché poi ti banno, penso, se me la spieghi. Ma dov'è Isidine nello spazio? Ah, qui ce n'è uno. Qui c'è quell'altro. Ah, è vero, è vero. Dietro a questo qui sulla destra. C'è il quarto posto. Eccolo. Il quarto posto sull'anaconda. Quindi sono due a destra e uno a sinistra. È quello centrale. Bella palla. Ci sono i sedili nello spazio. No, no, mi fido di lei, signor Sirvecchio. Commodoro. Ratto del carburante. Però dov'è l'ultimo biological? Dai, possibile che non lo trovo. Corvetta, Cutter, Crusader e Type 10, ok. Dammi cosi viola anche te, Silvecchio. Dammi 1000 cosi viola. Come cavolo lo trovo l'ultimo biological? Ale, sul naso, grazie Stuz. E si frizza ogni 2 secondi oggi la webcam. Pana. Proprietà. Disattiva. Attiva. Ale, siamo qua. Grazie. Non me ne ero proprio accorto stavolta. Ho 3000 di questi. Tutto sul viola, va bene così. Perché sei stato in chat, sono i punti chat, credo, questi qui. Non ci ho capito ancora una mazza. Dov'è il biological? Voglio l'ultimo biological. Mi sono rotto gli zebedei. Eccolo lì. No. Allora, bella, bella domanda. Io non ho la minima idea. Se qualcuno lo sa, posso sperimentare. Addio, Silvecchio, faccia il bravo, cucini bene, faccia drink buoni. E io ho trovato gli ultimi biological, alleluia. Eccoli qua. Ci vediamo stanotte, Sir. Vado direttamente a piedi. Quindi hai detto l'ologramma in basso a destra della pistoletta. Che intendevi?
Io stanotte penso di sì, sir vecchio tutte le notti praticamente. Ma che dicevi dell'ologramma? Togliamo l'FPS. In basso a destra della pistoletta, vediamo. Io sample. Non c'era prima? Vediamo. Non lo so. Comunque, preso tutto, quindi posso levarmi e tornare verso la Magellano. Bella la vernice scrostata della mia anaconda, avete visto, no? Il diavolo qua davanti. Lo so, sono a pochi salti, da te. 5 salti e sono finalmente la Magellanus. Ma non eri già andato a farti il bagnetto, Alfetto? Ok, e sulle megaship c'è gli escape pod, che però se ci sali sopra e provi a lanciarti, crashano. Visto. Sai che mi hanno dato del satanista nell'ultimo video? Mi ha scritto un'amica tutta preoccupata, ma quella candela con quei simboli, perché c'avevo i simboli di Oblivion, la candela della speranza, trovare i batteri. Sì, l'ho trovato i batteri per fortuna. Ce l'ho del satanista, c'ho proprio la faccia da satanista, no? Vi faccio vedere i simboli strani alle quali alludeva. E sono i simboli di Oblivion. Ecco, ma se sto così con la luce va bene, uguale, no? Dai, così non mi acceco. E invece mi ha detto, ma la candela, quello non è che... Invece no. Faccio parte della Dark Will. Non lo dire, Nemo, è un segreto. Esatto, Elder Scroll. No, no, bloccate, per favore, cliccate Alfetto, bloccatelo. Parte con i sondaggi, poi non si ferma più. Vediamo che sondaggio fa Alfetto. Fai sto sondaggio prima di andare, dai. Il carciofo genuino, il carciofo è natura. Ecco, siamo su un bel pianeta rosso. Vediamo se c'è roba. Ciao, Kilroy Jenkins. Bonjour. Vediamo quanti corpi celesti ci sono qua. 12. Va bene, vediamo se c'è qualcosa di fruttifero. No, sembra proprio di no, però noi scansioniamo tutto per non volerne leggere né scrivere. Ultimo. No, altri due. Uno e due. Valore, niente. E allora si salta al prossimo salto. Anomalie spaziali, niente. E andiamo a saltare saltando verso il salto. Come stai, Kid Roy?
giù la gamma. Candela c'è sempre, ma a bordo che è troppo giù. Storto. Esatto. Salterelliamo saltando verso il salto. L'importante è saltare con i sedili nello spazio. Ma com'è? 33 trentini tutti e 33 trotterellavano verso Trento, trotterellarono verso Trento. Stavo facendo una mia amica tedesca l'altro giorno e sono entrato in crisi esistenziale perché non me lo ricordavo più. Mentre so a pelle figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti piacevano a vedere la palla di pelle di pollo, fate la pelle figlio d'Apollo. Quello me lo ricordo, non mi passerà mai. Quanti begli asteroidi inutili entrarono a Trento, trotterellando. Quindi 33 trentini tutti e 33 entrarono a Trento trotterellando. Così? Come cavolo è? 33 trentini entrarono in Trento tutti e 33 trotterellando. Ok, 33 trentini entrarono in Trento. Vedi? 33 trentini entrarono. Non mi riesce. 33 trentini entrarono in Trento tutti e 33 trotterellando. Ok, lentamente mi riesce, altrimenti mi si ingubbia la lingua. Pensate a una tedesca. Poverina, mi ha fatto tenerezza perché era lì. 33 trentini entrarono in Trento tutti e 33 trotterellando. Sono questa cazzo di aereo, mortadella. Io sapevo così, 33 trentini entrarono a Trento tutti e 33 trotterellando. Eh sì, Stutz conferma, è quello. Grazie. Mi raccomando, 33 mortadella. Sta zitto, Sparv, te l'ho detto, sono in fase mistica. Sto facendo il molto bravo. Sono qui che scansiona asteroidi, dimmi te a che serve, la cosa più inutile del mondo. Però noi scansioniamo tutto, tutto. C'è altra roba? Dove stanno? Qui. Qui. E qua, Ammonia World. Vediamo se qui con l'ammoniaca c'è un po' di roba targoide. Quindi i pianeti fruttiferi sono A1, che è un high metal body che dovrebbe essere terraformabile, stando a quello che mi dice Eddie. Yeah, the body's candidate for terraforming, Eddie Scout. E poi A5, che è un Ammonia World. Ora un bel tigre contro tigre alla velocità di spiegazione a livello Matrix. Tigre contro tigre. Tigre contro tigre. Tigre contro tigre. Più veloce così, non ce la fa. Tigre contro tigre. Viva la Germania. Andiamo a vedere se si trova quella roba che ha trovato Dark GLT. Delle sonde aliene. Tre tigri contro tre tigri. 33 tigri contro 33 tigri. 333 tigri. 3.300. 33.333. 33.333 tigri contro 300.000. Vabbè, va. Ok, smettiamola per favore. Mi interessavano di più i trentini delle tigri. Ho messo Super Cruise Assist. No, mi sono perso da piccolo. Mi sono perso, Stuzz. Peccato, ci ho messo l'autopilota. Giro della vergogna. Ci avevo messo l'autopilota, però l'avete visto tutti. Hai appena usato tutte le R così in una vita. 333. No, com'è il numero massimo? 3.333.303 tigri, trentine,
trotterellarono tutti e 33, tutte e 3.333.333 trentine tigri. Basta. Il mio cervello è andato in... Presente tipo Chernobyl quando il reattore va in fusione. Il mio cervello ha appena passato il punto del non ritorno. E ora tutte le volte che dico una R e ritorno, il mio cervello pensa alle tigri trentine. Vai, scansioniamo questo terraformabile. 4 dovrebbero bastare. Anzi, devo risettare l'Otas, che palle. Guarda come si muove a sinistra. E ci sono i batteri. E basta. Però stavolta il cavolo fanno a farmi i batteri. Vado verso l'Ammonia World, che era l'A5. A5. Vedere se ci si può atterrare sull'Ammonia World. No. Certo, un po' mi tenta, però ancora batteri. Solo che l'ho scoperto io, è terraformabile. Dai, andiamo. Magari nella zona di luce. Niente, anche qui il metodo Stutz non si può usare perché sono troppo diffusi. Vediamo se trovo delle macchioline blu. Ecco, forse qua. Un pochino più ristrette. Attenzione, il computer stava per crashare, ha avuto un suono brutto. È frezzata la mia cam, ovviamente. Guarda che bel freezing, sto proprio in fase meditativa, meditazionale. Con la candela lì, l'occhio chiuso, io che guardo in basso con l'espressione seria, io mi lascio frizzato così. Pregate per me. Fratelli e sorelle, siamo qua riuniti oggi con questa candela per il vespro della sera e la preghiera per la sera. La sera è importante. Non mi riesco una preghiera. Mana, proprietà, attiva, attiva. Devo capire perché sta cazzo di cam non fa. Ok, qui dovrebbe essere più facile trovare sti cavolo di biological. Oddio. Un po' più difficile atterrare con l'anaconda, però. C'è verso di atterrare qua sotto con l'anaconda. Se non altro si vedono da Dio i biological qui. Dai, non ti schiantare, non ti schiantare, non ti schiantare, non ti schiantare. A pelo sono riuscito a non schiantarmi. Andiamo un po' più indietro. Che è qui, no? Eccolo lì. Quindi 352 circa nel bussola. C'è anche altra roba, vedo lì sulla destra.
quella macchietta bianca. Vediamo che cavolo è, però prima 352. Andiamo a analizzare questo batterio. Dove sta? Eccolo lì. Bello blu, questo mi piace proprio tanto. Ok, andiamo a vedere quella macchiettina bianca che cavolo è, sarà un geological. Forse dovrei già averlo nei contatti. No, bronzite ciondrite. È lei, sì. Eccola qua. Non credo di poterla scansionare essendo un geological, però le posso ovviamente sparare appena sono abbastanza distante dalla nave. Ciao Wild Julie, va tutto bene, te come va? Quando è che torni a fare il mazzo a qualche altro commodoro? Vediamo la bronzite, me la fa anche analizzare invece, e niente, nel codec non c'è una ceppa di nulla, però gli spariamo e ci tirerà fuori qualche bel materiale. Ok. La mia carriera sta ancora dai guardiani e io sono pure lì. E va bene. Contenta te, se ti piacciono guardiani, va tutto bene. Gli altri sono a carciofi con la carriera di Sparv, quella di Nemo, quella di Fabietto, ce n'è tre. Fai male, come non ti piacciono i carciofi? Ieri hanno fatto un Medusa in quattro. E mi hanno fatto voglia di tornare in bolla, mannaggia. E Guardian, tanto li fai. Ah, i Guardian non ti piacciono. Ah, ti servono poi per mangiarti i carciofi. Ferro, ce n'ho, sì, ancora bisogno. Quando ti ci fai sentire in vocale, che nello squadrone abbiamo di solito un colloquio, lo facciamo sempre con tutti. No, dai, con le AX multicannon. Di solito si va di Gauss. Ok, andiamo a cercare gli ultimi biological. Bah, io essendo un appassionato di frag, tutto sommato mi piacciono anche i Gauss. Però non sono un gran combattente. Sono un pacifico esploratore. Adesso in cerca di cacche blu. Cavolo sono. Dai, che si vedono bene, non ce n'è manco mezzo. Che palle. Candela, aiutami a trovare nuovi biological. C'hai problemi con il mic? È la timidezza, c'hai altri tipi di menate o perché non vieni in vocale mai? Almeno una volta per mandare a quel paese Nemo di persona potresti toglierti la soddisfazione. Nemo? Sa che si è infrattato con Sparf. Bravi, infrattoni. Oh, non c'è. Eccolo laggiù sulla sinistra. Visto.
E andiamo a campionare anche il secondo dei biological. E ora ci manca l'ultimo. Qua non ne vedo. Hai visto che bella la mia anaconda, Sparv? Sì, ma tutte le navi secondo me con 0% di vernice sono più belle. Danno idea di reali vissute. Cioè, o c'hai le vernici fiche che ti sei comprato, tipo Joji c'ha un'astronave tamarrissima ma bellissima. Oppure sono belle rovinate così. Non lo trovo, però ho paura a prendere l'anaconda adesso perché atterrare qua in questo terreno roccioso è veramente scomodo. Quindi magari continuo a girare un po' con l'SRV e vediamo se trovo l'ultimo di sti benedetti biological. Questo l'ho già scansionato. Atterriamo sull'anaconda, guardala! Ciao bella! T'ha sgarrupata! Dai, è possibile non ci sia. Eccolo lì. Questi dovrebbero essere abbastanza distanti. Prendiamo l'ultimo dei tre cavolo di sample. Esatto, bene. Perfetto. È quasi ora di cena, quindi. Guarda quanti batteri. Andiamo su e andiamo verso sta cacchio di Magellanus. Latex locanda. Bonsoir. No, no, lo so. Io Korrath comunque lo porto nel cuore. Non ho mai visto una persona mantenere la calma dopo aver perso 65 biological per colpa della tua fanalata al fetto. Cioè, non ti si può fanalare che la tua carriera ammazza. Mortacci. Come stai, Latex Locanda? In che parte di universo sei? Sei magellanico? Io finalmente dopo 2 settimane sto per riattraccare alla Magellano. Attenzione, ho una richiesta di amicizia in diretta. Vediamo chi è. Alfetto. Ah, in team. Vieni, Alfetto, in team. Ti sentiamo? Parla. Buonasera. Buonasera, mi sa che c'hai sempre sti cavolo di 40 microfoni tutti attivi. Sei Rax Alfa? Disattiva la tua cam.
Sono attaccato alla mamma Magellano di Elfetto come una scimmia che cerca Calduccio. La tua bellissima Asp Explorer. Tex Alfa non sei, vero, sulla Magellano? Non sei salito. Mannaggia. Ho visto, non so se nell'ultima sessione di CIC sei finito anche te in Commander, in congedo nel server. In caso diccelo, se vuoi ritornare a giocare quando ci sei in vocale su Discord, basta ci mandi un messaggio a chiunque, o a me, o a Sparvo, o a Nemo, o al Fetto, o a Piku, o a Matrix e ti togliamo il CIC. Però se non c'hai tempo in questo momento di venire in vocale a giocare, ti lasciamo in CIC, che però non è un castigo, insomma. Se no c'è anche l'altro server, il mio personale, dove invece tutti possono entrare. Prova a parlare il fetto. No, ti sento infatti lontanissimo con un eco della Madonna. Non so, quindi se hai fatto bene a tornare, Xalfa, perché l'aggiornamento di oggi non è propriamente interessante. 4 giga e mezzo di nulla cosmico. I pod sulle mega ship. Secondo me ora hai risolto. No, 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 non hai risolto. Ti sento di cacca, scrivi. Noi siamo qua su con la Magellano Xalfa. Abbiamo praticamente la bolla, lo sai, è qua. Abbiamo passato Sagittarius A e adesso siamo entrati praticamente in questo nuovo settore che non vedo scritto, però vedi, siamo al confine fra due settori. Quello sopra Sagittarius e questo qua dove ci troviamo noi adesso. Sì, siamo lontanucci. Mi sembra meglio, mi sembra nettamente meglio. Volume un po' basso, ma non hai più tutte quelle interferenze. Ok, e probabilmente allora devo aumentare io le voci in-game, options, audio, voice volume, che in realtà è molto alto. Mettiamolo al massimo. Ship voice un pochino più su. E dov'è il volume tuo? Playlist, no, NPC sarà questo? Non player voices, no. Ah, player voice, eccolo qua. Ok, parla ora. E ora esce nettamente meglio. Lo sentite anche lui? Xalfa o chi è attivo in chat? Sentite bene la voce di Alfetto? Dici qualcosa, Alfetto? Perfetto, Xalfa. Te li sto per portare i soldi. Attaccato braccino anche te. Non lo so, gli aggiornamenti, anche quello di oggi, comunque sono 4 giga e mezzo, quindi doveva essere. Non è piccolino, non lo definirei, però. Ma come no? Si parla da una cripta, lol. Aspetta, perché ora. Sembra un fantasma in un tombino, ti hanno detto parli da una cripta. Sembra un megafono di propaganda rivoluzionaria ascoltato dalla finestra di una casa di un paesino di collina. Vito Stuz con le metafore, compagno Stuz. E poi fa molto voce disco delle stazioni Coriolis. Immersione totale, esatto. La volontà è quella, che è più roleplay se lo sentiamo dalla radiolina. Che pianeti mi rubi? No, non fare la merda, dai.
che vengo a venderli da te. Lo so. Vieni a vedere dove sei te. Sì, ci fai un annuncio dei treni per cortesia. Alfetto, tipo il regionale in partenza per Sei perfetto. Sì, anche commesso potrebbe essere. Il Comodoro Filairone è atteso in cassa 5. Il bambino Giuliano si è perso. Cerchiamo la mamma del bambino Giuliano. Diesel? Citazioni vecchie. Non l'hai fatto prima. Io non so come cavolo fare i ride qui da OBS. I ride si fanno dalla chat vocale, dalla chat di Twitch. Ok, quindi devo fare l'accesso, perché in realtà io sono da OBS bassa, non lo apro neanche Twitch di solito. Devi aprire Twitch, fare slash. Ma se c'hai messo il bot, devi fare, guarda quanti corpi, qui c'è uno interessante, Waterworlds. Ma devi fare slash e no ride, così, e poi premi e scrivi il nome dell'utente che vorrai dare. Ok, semmai dopo ci provo, se tu sei già live. Anch'io. Ma dai, però poi si mangia. E ti mangi stasera. Mi sa che mangio la platea. Ma mi hai superato. Che vuol dire ti ho superato? Vieni dove sono io, che ho trovato. No, ho trovato un Earthlike. Me lo lasci però, e non fare il bastardo. Non è che te l'ho rubato, sei te che me lo stai rubando in questo momento. Se vieni qui, all target. Corro. No, fai il bastardo. No, non abbiamo visto Piratix Alpha. In questo momento però c'ho Alfetto che è affamato di Earthlike, che me lo vuole rubare. Però Alfetto, per favore, no, lasciami a me questa soddisfazione. Ce n'hai 10 miliardi tu di Earthlike. Guarda che io sono a secco da 2 mesi con gli Earthlike. Perché vai nei finali sbagliati. Cosa, te ne ha trovati 4 in un giorno ieri. Vale a rubare a lui. E lo so, quindi vieni, condividiamo la scoperta, ma lasciamelo vendere a me. Sei nello stesso sistema mio, vero?
Ok, allora vieni. Dimmi appena sei nel Te lo lascio vendere. sì, no, vendere lasciamelo vendere, però si condivideva, no? Visto che siamo in... Se vuoi aspetto a mapparlo che tu sia dentro. Dai, allora ti aspetto, almeno anche se mi resta il nome a me, ti... Cioè me lo fu... Dai, almeno ci abbiamo il nome di tutte e due. Eccoci, vedo che sei arrivato. Sei in questo sistema. Trovato io l'ho trovato. Allora, A2 invece è il... Perché come non ci parla, eh? Vai. Quindi le prossime forme di vita mi sa che le troveremo a Beagle Point, dove c'è la stazione. La stazione di sicuro. Beh, ti ho fatto vedere il video. No, hanno tolto una stazione direttamente. Che palle. Ok, grazie. Disattiva, attiva e la cam è di nuovo attiva. Ah, grazie Xalfa. Vediamo se riesco. Lo so, ho dei problemi io. Con l'USB, vediamo se ora sono riuscito a sistemarla. Disattiva. No, è il mio è il, pr il problema è il trasformatore da HDMI a USB, che è una cinesata. L'ho pagato poco, ma funziona. Oh, merda! Ma ti scansioni qualcosa anche te? L'hai scansionato tutto il sistema? E allora? Cioè il Earth-like. Vuol dire voglio risparmiare sulla bolletta della luce per la bellissima candela? Sì, tutto scansionato. Eh sì, che era un salto solo della Magellano, tra l'altro. E invece no. Invece, vedi, arrivo io e subito porto fortuna e ora vengo a venderlo a te. Vabbè, oh, senso. Già mappato, sto venendo alla Magellano che non riesco assolutamente a... Sì, sto anche facendo il giro della vergogna.
Che cosa c'è di specifico, di particolare in questo pianeta dove siamo ora con la Magellano? Aspetta, ora fammi intanto andare. No, prima fammi vendere prima, che c'ho la paranoia poi. Non sai quant'è che non do, che è da quando era Sagittarius. 41 bodies ci sono qui nella system. C'è anche un? Ok, sì, cioè mi dà due che valgono un sacco di soldi, AB7 e C2. Quindi, cosa c'è qui nella system di particolare? Sì. Sì. Affigato, ok. Ora, allora vendo, mappo e ci vado. Vediamo quanti soldi ti faccio guadagnare con queste Universal Cartographic, visto che è un bel po' che zompo. Oggi è giovedì o mercoledì? Ok. Penso di fartene guadagnare più io ora, forse. Sessantacinque milioni, solo la prima pagina. Per me. Quindi per te non so quanti, ma. Sette? Tipo 7 milioni? E attenzione, sono diventato Elite 2 in esplorazione. È stato lui, mi ha fatto fare il salto di quoti. Allora, poi Redemption Office, vediamo anche di Codex. Qui mi scoccia però, perché i Codex si fanno pochi soldi, perdere il 25% è tanto, accidenta a loro. No, ma per rankare, non per i soldi. Per i soldi mi porta una cippa. Esplorazione. Col Codex non si ranka esplorazione? Oh. Allora che se ne frega. Qui c'è un'altra pagina da 55 milioni. E quindi in totale siamo a 110 milioni per ora. Ok, e altri 3 milioni. Ok, ora sono finite. Bene. Qui ho fatto. Te vuoi streamare? Perché io fra pochino staccherei. Se vuoi provo a fare il raid. Allora niente raid. Dai. Comodori, vi ringrazio per essere venuti qua a saltare verso la Magellano con me e con Alfetto. E ci vediamo se ci siete stanotte o stasera dopo cena, che penso streamerà Alfetto89. E altrimenti presto su YouTube o su Discord o qua. Sì, ma mi sa che almeno coloro che hanno scritto ti dovrebbero conoscere tutti e sono quasi tutti sulla Magellano.
A chi rispondi? Al mio forum che... Ah, ok. Cioè, l'autismo a nuovi livelli. Ci sono più nostre, il cazzo di soldi, scusa. Mi sembra che ci fossero, sì. C'è questo bello screenshot. Mi sono fatto delle domande a cui odio rispondere. L'importante è quello. Va bene, io allora stacco la live. Grazie a tutti per la live e ci vediamo presto. Ciao, ciao, ciao. Termina la diretta.